Grazie, anche questa edizione della Notte Rosa è stata bellissima. Come al solito, tanta musica e tanto spettacolo, ci siamo divertiti. E io ho fatto le tre. È stato bello soprattutto vedere i Los Locos e le ragazze. È stato veramente bello anche andare al bar e sentire tutta quella musica, anche se tanta tanta, che ci ha fatto divertire. Devo innanzitutto ringraziare i Los Locos per la loro disponibilità e tutte quelle persone che hanno permesso di fare questo evento che è stato bellissimo. Devo dire, ci siamo divertiti molto e è stata veramente una cosa eccezionale. Come ogni anno, tanta gente ho visto e questo con la crisi che c'è è qualcosa di straordinario, perché se noi pensiamo a tutto quello che l'Italia sta vivendo, veramente una cosa positiva che si sia fatto queste manifestazioni, insomma. Con il mio personale ringraziamento, perché sono stato veramente felice, cioè vedere anche i Los Locos dopo tantissimo tempo così è stato veramente come tornare indietro negli anni, sentire la loro musica, veramente qualcosa di straordinario, di molto bello, insomma. È molto stimolante, anche allegro, che ha messo allegria a tutto. E per di più, dopo, quando sono andato al bar, è stato ancora più emozionante, perché senti la musica anni 70, 80, 90, è veramente bello, ti dà gioia, ti mette allegria, serenità e tutto quello che uno può avere dentro, insomma. Quando sente un determinato tipo di musica, perché ricordiamoci che non esistono più le canzoni di una volta, cioè sentire tipo Gloria Gaynor, i Santa Esmeralda, quei gruppi lì dà una gioia immensa e una carica ulteriore, insomma. Spero che questo evento possa ripetersi anche l'anno prossimo, soldi e budget permettendo, soprattutto perché ricordiamo che fare una cosa così, un evento del genere, costa parecchio, insomma. E se si potrà fare, noi come al solito cercheremo di essere presenti per quello che possiamo. Per il resto, mi è piaciuto anche molto l'intervento del sindaco, che ha parlato delle cose politiche, soprattutto perché ha detto che bisogna fare spettacoli, che non bisogna mettere coprifuoco quando si vogliono fare spettacoli. Lì ha avuto ragione, insomma, perché è giusto divertirsi nella vita. È stato, insomma, una cosa veramente emozionante, una cosa che, quelle cose che toccano il cuore veramente, che vale la pena di andare a vedere. Mentre, con la differenza che l'anno scorso invece non era stato così. Quest'anno è stato veramente una bella notte rosa. Ci siamo divertiti un po' tutti, abbiamo ballato e pensate che mi fa ancora male le gambe da quanto ho ballato e fatto baldoria. Non ero più abituato a fare certe cose. Sapete, gli anni passano e quando uno non è abituato a fare certe cose, quando le fa è un po' stanco, però mi sono divertito molto e per questo devo anche ringraziare mia mamma, perché è stato su fino a tardi per me. Devo essere sempre molto grato.
resto penso e spero che si possa ripetere una performance così anche l'anno prossimo, vita permettendo, se siamo ancora qua. Così vi auguro, saluto anche i Los Locos che sono stati con noi fino a ieri. Ringrazio le Villa Girl che hanno ballato anche loro. E vi aspetto insomma al prossimo video. Ciao ciao!